Bella ragazzi, sono Kappa Bigoku e siamo sulle Q1 qualifiche di Australia, Melbourne. Allora, molti mi hanno detto di fare un settaggio, quindi vi faccio vedere come lo farei io. In Australia ci sono molte curve, rettilinei lunghi ce n'è pochi, insomma non è importante, quindi io direi massimo angolo di alettone dietro e davanti, frenata appunto sull'anteriore, sono belle frenate toste. Barra anti-rollio l'ho abbassata perché c'è più aderenza in curva. Le sospensioni anche loro ribassate che tengono di più in curva. Valori elevati poi dicono il carico aerodinamico diminuisce, quindi voglio tanto carico aerodinamico. E la velocità per ora, il cambio del motore lo lasciamo così a 309, direi che può andare bene. Quindi, fatte tutte queste cose, scendiamo in pista, giro lanciato, direi così la facciamo veloce, se no vi faccio annoiare tutto il tempo. Aspettate un secondo che devo vedere se sto registrando almeno l'audio. Perfetto, ci siamo. Quindi torniamo sull'HDPVR qua, eccoci qui, in live ovviamente. Eccoci qua, via, si parte, si parte. Ui, eccoci. Curva a destra, mi raccomando, state attenti a non attivare il DRS in curva perché ragazzi vi faccio vedere cosa succede. Aspettate, guardate. Vedete? Vi va in testa coda sicuro perché perdete tutto il carico aerodinamico. Quindi attivatelo solo sul dritto. Kersa manetta prima del traguardo. Ecco, già lungo, già lungo. Vabbè, il primo giro, vabbè, per entrare nella Q2 penso che comunque basti. Via Sergio Perez. Vabbè, dai, allora sono scemo allora. Perché quella curva lì è schifosamente brutta, perché si vede malissimo il punto di frenata. Ma mi hanno messo i morbidi, no! Ma dai, ma come sprecare un treno di gomme? Ma guardate che cacchio di idioti i miei meccanici, non me ne ero accorto, se no non l'avrei fatto mettere. DRS anche in questo punto. Eccoci. Fa un po' schifo il tempo, però vabbè, per essere il primo tempo. Ah, DRS anche qua, anche se per poco. Tanto il DRS, ragazzi, si disattiva immediatamente appena frenate, quindi non abbiate paura a usarlo sui rettilinei. Vabbè, escluso magari questo che vi porterebbe più danni di quello che invece vi aiuta. Pam! 35-250, secondo me anche se fa un po' schifo potrebbe andare bene, quindi vediamo i tempi che fanno i nostri nemici o avversari. Aia. Quanto ho fatto io? Ma mica avevo fatto 35. No, vabbè, ho fatto 34. Adesso sono cieco, boh, non lo so, vabbè, mi sono già. Lasciatemi perdere. Ma non è che vada benissimo. Vabbè, però mi sono davanti di poco, va bene, va bene. Tanto ora che esco dalla. Oh, no, vedi che avevo fatto 35? Perché io mi guardavo come Maldonado, brutto idiota che sono. Brutto mongoloide. Ma cosa aspetti? Ma infatti io dicevo, sono Maldonado. No, no, sono Goku, cioè sono idiota. Ma guarda te che pirla che sono. Ma guarda che cerebroleso. Ma guarda un po', io non lo so se sono scemo. Se ci sono ci faccio, ma guarda te che idiota. Vai, vai. Buona questa, buona. Perfetto, perfetto. Dai, ora freniamo nel punto giusto che è questo.
pochino prima era ancora meglio, ma va bene. Buona. Oh, piano ad attivare il DRS, KB. Guardami, guardami. Eccolo il DRS, eccolo il DRS. Mi sa che li surclasso i miei avversari in questa occasione, direi. Se non facevo sto lungo. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Grande KB, vai. Grande, 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 grande. Ottimo. Ecco, 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 la cagata. Ci sono riuscito a farla, ma vabbè, dovrei essere comunque straprimo. Schiaccialo. Sbam. A 2 secondi a Vettel l'ho dato, ragazzi, qua tanta roba. Non metto la difficoltà più elevata, diciamo, perché l'altra volta, cioè l'altra volta, se la metto magari li batto ancora di mezzo secondo, però poi in gara sicuro una cavolata ce la piazzo. Sì, una cavolata ce la piazzo in gara, quindi non ho tolto i flashback. Di modo che evito di fare, capito? Cioè non so se avete capito, non si è capito un cacchio, però ve lo rispiego. No, allora innanzitutto non mi dare i pneumatici morbidi. Ok. Dicevo, se metto la difficoltà più elevata poi dovrei rimettere i flashback, però diventerebbe troppo incasinato perché finisce che faccio un sacco di errori e la stagione fa schifo. Mentre così vado più veloce, sì, però se faccio la cavolata poi devo recuperare. E poi vado più veloce nei circuiti che conosco. Ci sono alcuni circuiti che non ho mai fatto e quindi non vado bene. E soprattutto se piove o roba così vado in testa coda ogni 2 giri, quindi non ne vale la pena. Comunque poi possiamo sempre aumentarla nel caso in cui vedessi che sono troppo forte. Grande! Guarda qui che velocità poderosa. Ma mi sa che la Williams è più forte della Toro... sono lungo. Nel mio profilo uso la Toro Rosso. Però mi sa che la Williams va più veloce. Ok, ci siamo. Frena. Tra l'altro sto usando la modalità carburante 2, neanche la 3 che è quella poderosa. La 3 è quella che ti dà la massima potenza. Però rischi di andare veramente in testa coda. Ci sono alcune curve che fai fatica a tenerlo, sto bolide. Un po' largo, va bene, l'erba è sempre piaciuta. No, perché non ho attivato il DRS? Mi sono dimenticato. Vabbè. Dovrebbe comunque essere un buon tempo. Tutto sommato dovrebbe essere un buon tempo. Vediamo. 8, 29, 30, 31, 32. Ui, ottimo. Torniamo ai box. Perfetto. Hai voglia. Per 30, vai, vai. Tanto sono primo, già lo so. Oh, Fernando, grande Fernando, secondo. Sì, mancano 5 minuti alla sessione. Non me ne frega niente. Vai, 2 minuti. 1 minuto ancora. E 30 secondi, 0. Fantastico, siamo nel Q3, mi dice, sei un grande. Facciamo l'ultima.
L'ultima sessione di qualifiche. Vai. Albert Park. Scendi, giro lanciato. E vediamo di andarci a... mi verrà rimesso i morbidi, guarda, ma lo sapevo io. Ma tutte le volte, oh. Allora decidi tu, allora gareggia pure, già che ci sei, non lo so io. Ma vedi un po'. Pianino. Ora schiaccia, 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 schiaccia. Oh, la massima potenza! Ok, vai, 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 vai. Dai, facciamo la sta cavolata. Miscela elevata. Ecco, già vado lungo. No, vabbè, va bene, 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 va bene. Spingi, KB! La potenza della Williams è tutto! Questa curva, se non siete bravi a giocare, lasciate perdere, non fatela col DRS aperto perché è un disastro, altrimenti. Dovete curvare molto col pollice leggero, diciamo, dovete essere. Se no andate in testa corsa. Se girate a tocchi, cioè destra, destra, destra. Così, cioè. Ah, aiuto! Se girate a tocchetti belli pesanti, andate in testa coda, ve lo dico. Non vi salverete. Questa era la mia curva più odiata, invece adesso la so fare discretamente. Mamma mia, sono rischiato. In compenso non so più fare questo. Intotto, 29, 30. 31, boom, 32.519, direi che partiamo primi, così a naso, poi magari dico cavolate, però secondo me parto primo. Allora, vediamo un po'. Accelera tempo, direi per 30, ta 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 ta, Jenson Button è secondo. Vabbè, no, neanche di tanto a dire il vero. Oh. Vabbè, non ho fatto un giro strepitoso, però siamo primi, ragazzi, primi nelle qualifiche del primo Gran Premio di Formula 1 2012. Quindi io vi ringrazio, come di consueto, pilota da pole, e ci vedremo con i prossimi video. Quindi, bella ragazzi!